Se la flessione è solo fisiologica, 4 punti in 5 partite e appena uno nelle ultime 4 sfide all'Adriatico Giovanni Cornacchia, lo capiremo subito, ovvero dall'imminente impegno sul campo dell'ambiziosa carrarese, che nei numeri ha rallentato proprio come il Pescara, 4 punti nelle ultime 5 gare, anche per i toscani di Alessandro Dalcanto. La condizione generale è buona, Zeman avrà ancora l'imbarazzo della scelta, ma indovinare l'11 base non sarà affatto semplice. In difesa è pronto Davide Di Pasquale, che finora ha giocato soltanto in Coppa Italia. Zeman potrebbe dare un turno di riposo, ma non è affatto scontato, a Riccardo Brosco. Il capitano è a rischio squalifica, diffidato, insieme con Mesic e Pierno. Sulla fascia sinistra ballottaggio Milani Moruzzi. A centrocampo Squizzato e l'ex Tuniov sembrano sicuri di una maglia. La novità potrebbe essere rappresentata dall'impiego di Simone Franchini, che in tal caso debutterebbe dal primo minuto. Ma attenzione a Salvatore Aloi, mai schierato dall'inizio nelle ultime 3 partite, per un totale di appena 17 minuti, nello scontro diretto perso in casa con la Torres. In attacco appare scontata la conferma di Tommasini nel tridente completato da Merola e da uno tra Cangiano e Accornero. Siamo naturalmente nel campo delle supposizioni. Carrarese priva dello squalificato Coppolaro, terzo e ultimo turno di stop dell'infortunato Capezzi. Nell'assai probabile 3-4-2-1 tra le linee Belloni e Capello alle spalle di Simeri. A centrocampo Schiavi e Della Latta, in difesa l'ex Ijanes con Di Gennaro e Imperiale. Sulla fascia destra Grassini in vantaggio su Zanon, inamovibile Manuel Cicconi sulla corsia opposta.